Se state cercando la soluzione per fare un hard reset di autoradio Android in due, siete sul video giusto. Questo autoradio a un certo punto ha iniziato a darmi memoria piena. Purtroppo l'Android installato su queste autoradio non permette di cancellare tutti quelli che sono i file che lui accumula delle varie applicazioni. Quindi vi ritrovate a un certo punto che l'unica vera soluzione è quella di fare un hard reset. All'interno del tasto dove c'è scritto RST potrete trovare il tasto appunto per poter fare un reset, un soft reset, quello del normale riavvio. Quindi premete il soft reset e poi con 5 dita dovete continuare a tastare fino a che esce detect. Se vi dà un fail, please check USB and file, dovete ripremere il tasto reset e poi con 5 dita continuate a pigiare sul display. Con 5 dita, ecco, in quel caso lì, detect to recovery now. Se lo fate velocemente, parte la procedura di erasing, quindi starà cancellando tutti i dati. Poi ovviamente dovete ripristinare tutto come se fosse appunto a un restore di fabbrica, quindi vi trovate la vostra autoradio perfettamente come nuova. Ovviamente impiegherà diversi minuti, voi lasciate continuare a lavorare, non preoccupatevi se vedete Android impresso sullo schermo, sta facendo il ripristino di fabbrica e quindi tutti i dati torneranno come quando avete acquistato l'autoradio. Ecco, come vedete, l'autoradio si è ripristinata alle impostazioni di fabbrica, quindi a questo punto io mi ritrovo con le icone di default. Avrò perso le eventuali applicazioni che ho installato, nessun problema, andrò a reinstallarle. Bene, con questo è tutto. Ricordate, è molto semplice utilizzare 5 dita sullo schermo premendo molto rapidamente fino a che uscirà il messaggio che ha capito, volete fare un reset di fabbrica. La procedura è abbastanza particolare, è difficile da trovare in rete, ci ho messo molto per riuscire a capire che questa era la modalità per fare un ripristino di fabbrica. Lo voglio condividere con voi perché, come sapete, per me è molto importante divulgare quelle che sono le soluzioni a qualsiasi tipo di problema high-tech. Like se il video è stato utile, lascia un commento se hai bisogno di altre informazioni o d'aiuto e seguimi per altri consigli.